con una ragazza così, ecco come siete voi, via dicendo che va a divertirsi, va a fare festa. E poi questi ti dicono, ma guarda, è andata a sesto piano, è venuta là perché si voleva buttare giù dalla finestra, senza calzone. Ma dai, non ci crede nessuno. Impossibile per il papà di Martina Rossi, la studentessa ligure precipitata da una camera d'albergo a Palma de Mallorca il 3 agosto 2011, accettare che la figlia abbia scelto la strada del suicidio. Per la morte di Martina, la procura di Arezzo ha chiesto il rinvio a giudizio di due 25enni residenti a Castiglion Fibocchi per morto in conseguenza ad un altro reato e tentata violenza sessuale. La prima udienza davanti al GUP Pier Giorgio Ponticelli è slittata il 30 maggio per lo sciopero degli avvocati. Quel giorno ci sarà il conferimento dell'incarico al perito per le trascrizioni delle intercettazioni. Era già stata anticipata da parte della procura una richiesta di trascrizione dei brogliacci delle intercettazioni, il che significa rendere utilizzabili quelli che ad oggi sono solamente brogliacci, quindi in previsione processuale, per poter utilizzare ciò che determinate persone si sono dette a telefono, per telefono o in una intercettazione ambientale, occorre trascriverle. Quando avremo la completezza delle indagini, valuteremo se fare riti alternativi, potremmo fare anche riti alternativi, tipo riti abbreviati, riti, ancora non lo so. Sul rinvio a giudizio dovremo attendere i risultati della perizia e quindi per sapere se ci sarà o meno un processo potremo anche andare a settembre, ma per i genitori di Martina l'importante è finalmente avere giustizia. Continuiamo a ragionare, continuiamo a vivere, a metterci le scarpe al mattino, andare a dormire la sera, ma l'idea è sempre grossa, Martina è qua, è sulle mie spalle, sempre qua, come quando era piccola che la portavo così, che ti ho fatto vedere quella volta vicino al porto, sui monti, lassù, ecco, lei veniva, era con me, è sempre qui.